badaci. No, 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 no. Si può definire uno dei campi da calcio più affascinanti del mondo. Bakken, raga, Bakken. Sol Bakken. You like playing with the ball? Oh, yeah, yeah, yeah. Come video, eh? Ragazzi, guarda, è qua, abbassa. Abbiamo rotto tutto il coso, ok? Tiro fuori, dove? Provo. Lo vedi, Ciccino? Io devo fare il meccanico, non devo fare il videomaker. Siamo arrivati a Skierkoi. Skierkoi o Skierkoi. Io la chiamerò Skierkoi perché fila bene, suona bene Skierkoi. Vabbè ragazzi, non lo sappiamo, mai lo sapremo. Niente, perché qui ci aspetterà il grandissimo tour. Abbiamo fatto tutte queste ore di macchina, abbiamo scelto questo posto perché qui a breve, tra qualche giorno, avverrà il tour della nostra vita. Abbiamo spostato tutto l'itinerario, l'abbiamo modificato per far combaciare questo giorno qui con tutto il giro nostro. Però dai, intanto partiamo dal nostro room tour, dalla nostra sistemazione qui a Skierkoi. Abbiamo preso questo alloggio che più che alloggio è un camper. Però è interessante perché questo si è inventato st'idea geniale, secondo me. È molto bello, uno dei posti più belli dove ho soggiornato. Cioè particolare, mi piace. Ragazzuoli, room tour più che doveroso. Questa volta merita davvero, eh. Questo è tipo l'ingresso, il soggiorno, e qui si entra nel camper di Breaking Bad. No vabbè, non c'ho parole. Fantastica sta cosa. Geniale, oh! Il bagno, oh bada, il bagno. Sull'attaccassello? No, no, stavolta no, stavolta non c'è casco, Ciccio. Ecco ragazzi la famosa merda. Che ha fatto sta tasca? Dovremmo di no? Tra qua dentro, pare di una culla, pare. Il letto che c'avevo da ragazzino è più grande. Inoltre abbiamo anche visto le renne. Molto molto carine, clima molto natalizio, ci fa già proiettare verso il futuro, verso tra 2-3 mesi. Però quando uscirà il video forse saremo proprio sotto Natale, secondo me. Quindi proprio casca a pennello. No, le renne molto molto carine, mi sono piaciute e selvatiche. Era la prima volta per me, anche per te, no? Sì, sì. Quindi no, molto molto figo. Hey buddy. Ci avevamo perso le speranze, perché proprio nell'ultima notte, ragazzi, la Norvegia ci fa questo regalo. Stavo andando a dormire e dalla finestra del letto vedo tipo sta spruzzatina grigia, mezza verdognola. È stato emozionante lì fuori a congelarci dal freddo. Vi lascerò adesso un po' di foto, un po' di video, non lo so, quello che c'è.
perché poi questa fondamentalmente è la nostra seconda aurora. La prima c'era stata proprio i primi giorni lì a O, fu però un'aurora molto timida. Sottocaria. Dove stiamo andando, Leonardo? Andiamo a caccia di aurora. Ragazzi, la nostra prima aurora qui alle Lofoten. Dalla macchina già abbiamo intravisto qualcosina. È un po' timidina. Però è la prima aurora. Però è la nostra prima aurora, quindi siamo emozionati. Guarda lì. Wow. Wow. No. Mi sa giocco. E i periodi migliori per avvistare l'aurora sono generalmente tra settembre, ottobre e febbraio e marzo. Ragazzi, oggi è il grande giorno, finalmente è arrivato questo tour, lo aspettavamo da inizio viaggio, da prima di partire. Andremo a vedere da vicino le balene e le orche. Io sto aspettando Leonardo, che come al solito è sempre l'ultimo. Qui è tutto ghiacciato e fa un botto freddo. Allora, siamo qua perché le aringhe vengono qui, ok? Dove ci sono le aringhe arrivano le balene, le orche. Che poi le orche sono anche dette le killer whales. Killer whales. O sarebbe orche assassine. Esatto, che poi anche su internet, vedendo alcuni video, se mangiano tipo gli squali, alcune orche sono ghiaccianti, sono anche pericolose. Sanno essere cattive e hanno la potenza per farlo qui. Zealand orca are hunting seven gill sharks. Ha ucciso uno squalo bianco a testimoniarlo è questo video girato da un drone durante uno studio scientifico sui super predatori oceanici. Le immagini mostrano 5 orche che prima braccano il pesce cane, poi lo sfiniscono per oltre 60 minuti, infine lo sbranano. Le orche di base sono animali imprevedibili, di norma non attaccano l'umano, però sono belle passerelle, quindi bisogna stare in campana con le orche. Faremo il bagno con loro a mare aperto. Anche se sono pazzerelle. Perché noi siamo più pazzerelli di loro, non hai capito? Safari where you have the elephants chilling around and you can stop the car, take photos, take selfie, do whatever. Sometimes they're very relaxed and they're swimming slowly, so we have time to approach them. It looks like sometimes they also kind of follow us or chase us, but sometimes they're more stressed, they're really fast, and it would be pointless to let you go in the water anyways because of this. Ci stiamo mettendo le mute comunque professionali. Stagne. Per non far passare l'acqua, perché sennò davvero ci rimaniamo a questo tour. Quindi dai, ci stiamo preparando e poi andremo subito in barca per partire. Io sto soffocando. Cosa? Sto soffocando. Attenzione, stai incappato. Dipende come hai messo la parte qua. Sto soffocando. No, la faccio per là. Quindi ora stiamo andando in barca. Primo al largo alla ricerca di balene e orche. Allora, sinceramente fa un botto freddo, ma tra un mix di adrenalina e tutta sta roba addosso non si sente per niente. Tu senti freddo? No, ma tipo a Leonardo io sono a esplode di vene. Io sto a esplode di vene a Leonardo. Io sto soffocato, giuro, sto soffocando, non respiro più. Cioè, è come se al collo mi stanno braccando due persone e mi stanno soffocando. Raga, non ho mai visto la faccia di Leonardo così rossa, mi sta pure a mettere un po' di paura. Guarda, io ma mi trovo male. Problemi da segnalare, no, niente. Sto scoppiando la mia testa. Ti stanno esplodendo i pini, ciccio. Ogni tanto dai apri fuori. Mi pari dei rossi quando sta avvelenato con la vena sul collo. Dei rossi a segnale.
ecco qua. Siamo gonfio, ciccio. Tanto gli italiani qua, una barca di italiani, sì, però forse tranne loro. Questa sta sulla testa, che tra un po' parlo in norvegese. Io un freddo così non l'ho mai sentito, fa veramente troppo freddo, fanno tipo all'incirca meno 10 gradi, però mettici poi in più il vento che ti arriva, il gelo, gli schizzi dell'acqua, tutto, io non mi sento più le mani, cioè ho proprio perso la sensibilità alle mani, pure qua in fronte, sul naso, no raga, un freddo così è veramente tosto e brutto. Io non sono riuscito a fare un video col cellulare. No, sì. Però dai, siamo partiti. E adesso stiamo cercando le balene, o meglio forse le megattere. Il capitano, appena avvisterà queste orche, ci avvertirà e noi in quel caso dovremmo essere pronti, quindi o sulla sinistra o sulla destra del gommone, con una gamba dentro e una gamba fuori, maschere già pronte, mute già inserite, quindi chiuse tutto quanto, perché poi al via dovremmo buttarci e vedere le orche passare sotto. Sì, è una questione di secondi, hai più o meno 5 secondi in cui le vedi passare e quindi devi farti trovare pronto e reattivo. Sostanzialmente noi col gommone tagliamo la strada alle orche e poi quando stanno per passarci sotto ci buttiamo e vediamo sotto le orche che ci passano. Cioè, raga, che vedo di è troppo troppo figo.
emozionante e vederti storca passare sotto i piedi, che nuota, tu vai sott'acqua e senti loro che comunicano, gli ultrasuoni, questi fischi, loro che parlano. È veramente un'esperienza molto forte, emozionante, proprio da pelle d'oca, ragazzi. Per me, che ho visto un sacco di documentari, mi piacciono i documentari, vedere questo animale dal vivo dentro l'acqua, da così vicino, 2 metri di distanza, l'avrò vista 3-4 volte, io sono stato fortunato a vederla. Poi sono stato meno fortunato a perdere la GoPro, vabbè, quelli sono dettagli non trascurabili. Ragazzi, però... il pazzo era sceso con la ISO 360, non legata al polso. Quindi per risalire sulla barca gli è scivolata e gli è caduta proprio negli abissi più profondi e, ragazzi, ha perso tutto quanto il girato. Cioè, più che la camera, che sti cavoli, ha perso il girato. E... no, ci mi fa ripensare a queste cose, che davvero mi metto a piagno, non esco più stasera. No, però figo, cioè, ragazzi, io sono un tipo freddoloso, però qui la voglia, l'emozione e anche l'adrenalina era tanta di buttarmi ed ha superato anche il freddo, ragazzi, è veramente figo. Esperienza della vita questa da fare. E se fate un viaggio in Norvegia, fate questo tipo di esperienza. Quindi no, sicuramente è un tour da consigliare, noi l'abbiamo fatto con questa compagnia, Chew Whale Sea, mi sembra? Che cazzo hai detto? Chew Whale to Sea. Ah, Whale to Sea, sicuro? Sì. Will to see, vabbè. Will to see. Vi lascio comunque il link qui sotto. Non ci hanno pagato, non ci hanno fatto sconti, però mi sento proprio in dovere di consigliarvelo, perché noi ci siamo trovati benissimo. Abbiamo pagato 200 euro, mi sembra, sì. 2 qualcosa. Però l'avremmo fatto anche il giorno dopo. Esatto, per quanto è stato bello, l'avremmo fatto anche una seconda volta, al di là del prezzo. Veramente è stata un'esperienza bellissima. E poi vorrei chiudere il capitolo orche con un piccolo omaggio cinematografico degli anni 90. Non lo so, ma questa esperienza mi ha ricordato sto film. Allora, diciamo che io per questo viaggio mi ero prefissato 2 obiettivi, che poi più che obiettivi erano fondamentalmente sogni che mi portavano tantissimo, troppo tempo secondo me. Il primo era appunto proprio vedere da vicino, ammirare da vicino una balena, e il secondo avvistare l'aurora. Devo dire che comunque siamo riusciti alla grande a fare entrambi, quindi mi ritengo abbastanza fortunato, contento. Quindi non lo so, ragazzi, noi quando ci rivedremo. Perché questa volta la vedo tosta, la vedo difficile, non mi sento di fare pronostici o promesse, nel senso che comunque i sogni sono tanti, le mete anche che vogliamo vedere in comune sono tante. Ma comunque bisogna pure lavorare ogni tanto, no? Lavorare, speriamo di tornare presto. E gira su avventure. Quindi dai, ragazzi, dalla Norvegia è tutto, è stato sempre un piacere, grazie per chi ci ha seguito, grazie a chi ci supporta, e iscrivetevi al canale se ancora nulla avete fatto, lasciate un commento se vi va, e niente, ragazzi, noi ci vedremo alla prossima spedizione, alla prossima avventura, chissà dove.
e chissà quando. Ma speriamo presto. Girato!